Amici di Bella Sicilia, la festa ha avuto inizio. Siamo in questo piccolo borgo situato in provincia di Messina per raccontarvi la festa della vendemmia. Siamo a Venetico Superiore, fateci sapere da dove ci state guardando e noi vi mostriamo adesso la pigiatura dell'uva con i piedi scalzi, così come si faceva una volta. È già pronta la mostarda, per cui chi volesse fare una sana merenda vada ad acquistare. Un'iniziativa che anche quest'anno torna in questa piazza con tante altre attività, perché lì davanti si lavora la ballo. E poi stasera ci saranno i panini, ci saranno i maccheroni alla norma, quindi amici, se siete da queste parti vi aspettiamo. Eccola qui la mostarda, salve, e qui la mostarda è pronta, e qui invece c'è ancora la mostarda, signora, salve. E allora qui continua, si continua a preparare la mostarda, quindi sto scegliendo l'amido per non fare crumi, per essere come una crema. Quindi si utilizza il mosto, certo. Ma questo è il mosto che abbiamo già preparato con la cenere? Certo. Quindi si mette la cenere nel mosto e si lascia bollire? Sì, prima si fa bollire il mosto con la cenere e si lascia. Il domani si deve filtrare bene bene due o tre volte. Quando già è limpido si misura e si mette nelle pentole e poi... Ogni, ad esempio, ho fatto 5 litri di mosto, ogni litro 100 grammi, 500 grammi. E poi si va a fare, diciamo, la crema, perché è una crema, è come un budino. Quindi quando comincia a bollire si lascia ancora qualche istante, si gira sempre? Si gira e si mettono le noci. Quindi... Si girano le noci, si basta avere anche un paio di minuti, perché si addensa bene e poi si mettono le ciotoline. E poi è la, la cannella per finire per un aroma. Quindi esattamente come si faceva una volta, voi state utilizzando la ricetta delle vostre mamme, nonne? Mamme, sì, anticamente. Complimenti. Grazie. E lei continua a girare, si gira sempre in un verso? Sì, sì, sempre in un verso. E allora, amici, fateci sapere da dove ci guardate. Qui la festa della vendemmia continua. E qual è? Guarda, due per me acceso. Guardate qui. La mostarda calda, pronta per essere gustata. E poi lì ci sono gli stand per i panini e i maccheroni alla norma che arriveranno in serata, quindi se siete da queste parti
dell'uva è di tanti colori. Vi aspettiamo a Venetico Superiore in questa piazza. Andiamo a vedere come procede. La mostarda con quel sapore pigiatura che fa innamorare dell'uva. E con il suo ciao Cinzia, sono una coppia vincente. I giochi con la botte fantastici e fisici, quelli che ci giocano sono tutti felici. Le piante divine che non sbagliano fanno gioire e infine il vino del sapore di uva. E che i più piccoli quindi hanno la possibilità di pigiare l'uva, di provare l'emozione e la sensazione che provavano i nostri genitori, i nostri nonni. La vendemmia è arrivata. Ecco qui, la vendemmia è arrivata. E nel frattempo i più piccoli leggono delle poesie. E si mangia un po' di arrosto. Noi vi salutiamo, ciao Lucia da Napoli, ecco fateci sapere da dove ci guardate, noi vi auguriamo una buona serata, un buon fine settimana e vi aspettiamo in Sicilia. Ciao a tutti da Venetico Superiore, presto altri. Vai Enrico, un applauso Enrico di incoraggiamento. Altri video in pagina. Il microfono è tutto tuo, forza Enrico. Uva succosa e zuccherina, uva generosa e sopraffina. Grappoli pieni di allegria che colorano l'autunno di magia. Bravo Enrico, ascolta, tu sei nel posto, ti piace questo momento di festa? Mm-hmm. Ok, come cosa vuoi dire a questo pubblico? E la festa della vendemmia, amici, continua in questa piazza. Vi mandiamo un caro bravo saluto Enrico. A tutti, ancora un forte abbraccio. Ancora un applauso per e guardate che spettacolo, vedere questi bimbi, questi bambini pigiare l'uva e far uscire il mosto che poi sarà utilizzato per la mostarda. Adesso vi presentiamo una delle aspirazioni preferite, interpretata da tutte le classi del nostro istituto. Ecco a voi, Chantal Valerio.